Quella cuciniamo insieme ad Andrea. Oggi faremo un piatto a base di peperoni, olive bianche e nere e un po' di feta. Curiosi? E allora, Aulin in cucina. Allora, eccoci qua. Si tratta di un piatto semplicissimo, ma allo stesso tempo molto, ma molto goloso. Tipico possibilmente per le stagioni estive, perché è un piatto che va mangiato freddo. E appunto, come vi dicevo, potrebbe tranquillamente essere o un contorno, perché no, anche un piatto unico, perché poi alla fine è talmente ricco che con qualche fetta di pane si può tranquillamente fare un pasto completo. Quello che a noi occorre sono sostanzialmente dei peperoni, possibilmente colorati, così anche per dare un po' di cromaticità al piatto, delle olive. Io ho scelto due tipologie di olive, quelle verdi che sono una tipica nocellara dell'Etna e qui un'oliva manzanilla spagnola molto polposa, ha una gran bella polpa. Poi ovviamente voi scegliete le olive che più vi aggradano, non è un grandissimo problema. Io ho optato per queste perché sono delle olive che tutto sommato mi piacciono parecchio, per questa tipologia di ricetta secondo me sposano molto ma molto bene con il resto degli ingredienti. Allora, la prima cosa che andremo a fare è filo d'olio sui peperoni. Forno 180-200 gradi e andiamo ad infornare i peperoni. Nel frattempo che cuociono andiamo a fare tutte le altre preparazioni. E allora, nel frattempo che i nostri peperoni stanno in forno a cuocere, una chicca per quanto riguarda la feta. La feta è un formaggio che solitamente si conserva in una salamoia, quindi a molti può risultare parecchio sapido. Uno dei sistemi per renderlo un po' più delicato e quindi un po' meno ricco di sale è quello di immergerlo o in acqua fredda o in latte, freddo sempre, per un 10-15 minuti, non oltre, giusto il tempo che vanno via tutti i sali in eccesso. E poi vedrete che il sapore sarà completamente diverso. Nel frattempo che i peperoni cuociono, che la nostra feta va a rilasciare tutti i sali in eccesso nel latte, andremo a fare delle bruschette con del pane casereccio. Quindi piastra sul fuoco e cominciamo a riscaldarla. Piastra calda, mettiamo su il pane e facciamolo tostare da entrambi i lati. Perfetto, i peperoni si sono ben cotti. Adesso, dopo averli cotti, questa qua è una piccola chicca che vi do, inseriteli all'interno di un sacchetto, una busta per il pane. Fateli raffreddare al suo interno, questo poi vi agevolerà nel poter togliere la pellicina. Un consiglio, non si rifiuta mai, poi facete chi do chi bolina. Una volta che si sono raffreddati i peperoni, possiamo adesso andarli a pelare. Vedete come viene via facilmente la pellicina? Ecco, vedete come via viene via facilmente? Una volta tolta tutta quanta la pellicina, li apriamo, leviamo. Semini che ci sono all'interno e tutti i vari filamenti. Effettuata questa operazione, li andiamo a mettere all'interno di una pirofila. Adesso che abbiamo inserito i nostri peperoni, che abbiamo ben pulito, possiamo inserire al suo interno due peperoncini. Il mix di olive, uno spicchietto d'aglio intero, un po' di erbe aromatiche, io ho del basilico, un po' di origano fresco, del timo, un po' di menta, un po' di maggiorana, insomma, quello che avete. Più ne mettete, più ovviamente il sapore sarà
intenso. In ultimo andremo a cubettare la feta che abbiamo sgocciolato dal latte, che abbiamo tenuto in ammollo nel latte per un quarto d'ora. Andiamo a cubettare in questo modo e li andiamo ad unire insieme agli altri ingredienti. Aggiungiamo olio extravergine di oliva, generoso. Dopodiché trasferiamo il tutto in frigorifero per almeno una mezza giornata e poi è bello e che è pronto. Bella notte.